Benvenuti da Twinbush Germania dal 1997, il vostro specialista in fatto di attrezzature professionali per l'officina meccanica. Con la sede centrale dell'azienda in Germania e altre 9 filiali in 7 paesi, siamo uno dei produttori leader di piattaforme elevatrici per veicoli e di macchinari per l'equilibratura e il montaggio di pneumatici. Ciao, sono Twaini. In questo video vi mostriamo come montare correttamente la vostra piattaforma elevatrice TW242A di Twinbush. Benvenuti al test dimostrativo di Twinbush Germany. Oggi vi mostriamo come montare la vostra piattaforma elevatrice Twinbush 242A. Prima di procedere al montaggio si consiglia di riflettere su quale sia la posizione migliore per la vostra piattaforma elevatrice Twinbush. Pensate innanzitutto su quale lato desiderate collocare la colonna principale con la scatola di comando e il gruppo motore. Su questo lato avete bisogno regolarmente di spazio per utilizzare i comandi. Inoltre, da questo lato parte anche il collegamento elettrico, che sarebbe meglio condurre al soffitto. Nella scelta della collocazione dei lati non gioca alcun ruolo la direzione in cui vorrete collocare successivamente i veicoli sulla piattaforma elevatrice, poiché questo dipende dal montaggio successivo dei bracci portanti, lunghi e corti. Potrete spostare i bracci portanti in qualsiasi momento successivo per cambiare la direzione di guida. L'unica cosa importante a tale riguardo è garantire che vi sia spazio sufficiente sia avanti che dietro alla piattaforma. Iniziate aprendo la scatola contenente il gruppo motore e tirate fuori i due manuali di istruzioni. Leggeteli attentamente prima di procedere al montaggio. Durante il montaggio controllate che tutti i raccordi siano avvitati saldamente e, ove necessario, stringeteli ulteriormente. Potete ora rimuovere l'imballaggio esterno della scatola con le colonne. Durante la rimozione dell'imballaggio interno si consiglia di proteggere la piastra trasportatrice posizionata lateralmente per evitarne la caduta. Collocate la piastra trasportatrice in prossimità del punto in cui dovrà essere montata la piattaforma. Questo vi servirà a misurare la distanza necessaria. La colonna superiore è la colonna principale sulla quale verranno montati in seguito il gruppo motore e la scatola di comando. Estraete i primi due bracci portanti dalla colonna principale e appoggiateli a lato. Successivamente, sollevate il lato inferiore di appoggio della colonna superiore della piattaforma utilizzando un dispositivo adatto. Collocate un legno sotto la colonna inferiore in modo da poter appoggiare la colonna in tutta sicurezza durante la rimozione del telaio di trasporto. Lasciate quindi le colonne ad una distanza tale da continuare a esercitare ancora una leggera tensione sulla colonna superiore. Potete ora rimuovere il telaio di trasporto dal primo lato senza che la colonna inferiore si graffi o che la colonna superiore cada. Rimuovete tutte le viti di arresto dalla struttura di trasporto.
Sollevate ora ancora un po' la colonna superiore e rimuovete dalla colonna superiore le viti di arresto situate sul lato opposto della struttura di trasporto. Potete ora spostare la colonna superiore nel luogo dove verrà collocata. Sollevate in quel punto la colonna della piattaforma e portatela in posizione. Controllate assolutamente che le colonne non si ribaltino fino al completamento del loro fissaggio. Estraete ora la scatola contenente i componenti di piccole dimensioni e gli altri due bracci portanti e collocateli a lato. Aprite ora la scatola con i componenti di piccole dimensioni e verificate che non manchi niente. Rimuovete le ultime viti dalla seconda struttura di trasporto e spostate la seconda colonna nel luogo in cui verrà collocata. Sollevate in quel punto la colonna e orientatela in modo approssimativo. Nel nostro padiglione sono già presenti gli ancoranti per carichi pesanti in quanto si tratta di un ambiente appositamente adibito allo svolgimento di test. Tuttavia, vi mostreremo subito come potete collocarli autonomamente. Sollevate entrambi i lati dei binari di sollevamento fino a quando non si incastrano nella prima posizione possibile. È ora arrivato il momento di orientare le due colonne tramite la piastra trasportatrice e di fissarle con gli ancoranti per carichi pesanti. Siccome nel nostro ambiente dimostrativo sono già presenti ancoranti per carichi pesanti di una piattaforma di un modello simile, vi mostriamo a titolo d'esempio come collocare un ancorante. A tal fine, non spostate le colonne ma ancoratele direttamente al punto desiderato. Tenete conto della profondità necessaria per il foro. Eseguite il foro verticalmente. Pulite accuratamente i fori, ad esempio soffiandoci dentro. Martellate prudentemente l'ancorante per carichi pesanti con l'ausilio di una mazza da fabbro. Prima di stringere i dadi è necessario verificare che le colonne siano orientate perpendicolarmente. Ove necessario, collocate le colonne sotto gli ancoranti per carichi pesanti con le rondelle in dotazione.
Una volta orientate le colonne, stringete i dadi mediante una chiave dinamometrica fino a 120 nm. È ora possibile estrarre il cavo in acciaio dalle colonne e posizionarlo come illustrato. Su ognuno dei due lati è presente un cavo in acciaio che fuoriesce dall'alto dal binario di sollevamento e passa sulla puleggia. Da lì scende in fondo fino al rullo di guida e prosegue poi fino all'altra colonna. Da qui avviene lo stesso con il secondo lato. I cavi sono ora collegati ad entrambi i binari di collegamento e creano un circuito che costringe i binari a muoversi sincronicamente. Per poter inserire i cavi nelle ruote è necessario ruotare le ruote in modo da fare spazio nelle fessure per il cavo. Fate scivolare di nuovo nel binario il cavo che fuoriesce dal binario stesso fino a quando l'estremità non compare al di sotto del binario. Fissate, quindi, entrambi i dadi all'estremità del cavo e reinserite il cavo nei binari. Ripetete ora la procedura sul secondo lato. Collocate successivamente il tubo idraulico lungo tra le due colonne e avvitatelo. Assicuratevi di averlo avvitato in modo particolarmente accurato e saldo. Potete ora coprire entrambi i cavi e il tubo idraulico con la piastra trasportatrice. Rimuovete i dadi da entrambe le estremità libere dei cavi in acciaio. In seguito, potete inserire il cavo in acciaio nei binari dal basso e fissarli in alto con un dado. Aprite la scatola di comando e rimuovete le viti per procedere al montaggio di quest'ultimo. Nella fornitura è incluso anche un interruttore di fine corsa. Avvitate saldamente la scatola di comando alla colonna principale.
Prima di eseguire il montaggio dell'interruttore di fine corsa si consiglia di farlo fuoriuscire leggermente in avanti spingendolo. Rimuovete le viti di montaggio dell'interruttore di fine corsa e montate l'interruttore di fine corsa alla fine della colonna in alto, come viene mostrato qui. La rotella dell'interruttore dovrebbe sporgere in avanti in obliquo. Collocate il cavo dell'interruttore di fine corsa nell'apposito rivestimento. Inserite, infine, il cavo facendolo passare nella scatola di comando. Collegate il cavo dell'interruttore di fine corsa con il resto dei componenti elettronici. Il prossimo passaggio è il montaggio del gruppo motore. Rimuovete il gruppo motore dalla scatola che è stata aperta all'inizio. Le viti necessarie per il montaggio sono presenti in dotazione nella confezione contenente i componenti di piccole dimensioni. Collocate sul lato superiore del gruppo motore, sia a destra che a sinistra, una vite con distanziatore, rondella, anello di sicurezza e dado. È ora possibile appendere il blocco motore alla colonna principale. Avvitate leggermente i dadi. Aggiungete in basso le altre due viti con il distanziatore, la rondella e l'anello di sicurezza. Avvitate, infine, saldamente le viti con una chiave a forchetta. Tenete presente che la seguente installazione elettrica può essere eseguita esclusivamente da personale elettrico specializzato. Collegate il gruppo motore alla scatola di comando. Per farlo svitate la guaina per il cavo e rimuovete la guarnizione di gomma. Tirate la parte che avete tolto della guaina lungo il cavo e aggiungete la guarnizione di gomma. Inserite il cavo del motore nella scatola di comando ed effettuate il cablaggio come descritto nel manuale.
Avvitate saldamente il raccordo per il tubo idraulico al gruppo motore e rimuovete la protezione dal raccordo posto sul cilindro idraulico. Fissate il secondo tubo idraulico per collegare il gruppo motore con il sistema a pistoni. Fissate il tubo idraulico con l'apposita copertura. Avvitate ora saldamente i raccordi del tubo idraulico con delle chiavi a forchetta. È ora possibile riempire il serbatoio dell'olio con una quantità massima di olio idraulico pari a 10 litri. Riempitelo, tuttavia, al massimo fino al livello indicato con Max. Chiudete la scatola dei comandi. Fissate la protezione di bloccaggio della porta. Per montare i bracci elevatori preparate per il primo lato due perni cilindrici per i bracci portanti. Per ogni lato abbiamo bisogno di un braccio portante lungo e di uno corto. Come consiglio pratico per il montaggio vi suggeriamo di bloccare il braccio portante con ad esempio un dado. Inserite ora il primo braccio e montatelo con un apposito perno cilindrico. Assicuratevi di collocare correttamente i bracci. I bracci più corti sollevano il lato più pesante del veicolo. Solitamente si tratta del muso del veicolo contenente il motore. Poiché prevediamo che le auto verranno guidate in avanti sulla piattaforma, montiamo i bracci rivolti all'indietro verso il muro. Montate anche il secondo braccio come appena spiegato. Inserite i piatti rotanti. Assicuratevi che la protezione antirotazione sia nella posizione corretta. Montate gli archi di protezione per la base e i bracci portanti. Assicuratevi che gli archi siano montati in modo tali che le viti si trovino in alto.
effettuate il cablaggio della piattaforma e accendete l'interruttore principale nella scatola di comando. Sollevate ora per la prima volta la piattaforma. Nel farlo, prestate attenzione a non sollevare al massimo la piattaforma, in quanto se la tensione del cavo non è stata regolata esiste il pericolo che la piattaforma rimanga incastrata nella posizione più elevata. Sollevate più volte la piattaforma di poco e riabbassatela poi completamente per ventilare i pistoni idraulici. Inserite, infine, gli anelli di arresto per i perni cilindrici per evitare che si svitino e fuoriescano. Per regolare definitivamente la tensione del cavo dovete ora avvitare i dadi sui filetti di entrambi i cavi in acciaio. La tensione del cavo è decisiva per un buon sincronismo. Per allentare i dadi utilizzate chiavi a forchetta di dimensione 24. Per il tensionamento utilizziamo una barra di montaggio. Iniziate con il lato di assistenza, ossia quello opposto al lato principale con la scatola di comando e il gruppo motore. A questo lato è sufficiente applicare solitamente una tensione base un'unica volta. Tutte le altre regolazioni avvengono ora solamente sul lato principale. Siccome i cavi sono collegati gli uni agli altri, un tensionamento del lato principale conduce automaticamente ad un tensionamento anche del lato di assistenza. Sollevate la piattaforma e assicuratevi che i dispositivi di arresto facciano click. Il primo lato a fare click dovrebbe essere quello con la pompa idraulica e, in seguito, quello opposto. Questo perché il lato principale ha una distanza minore dal gruppo idraulico rispetto al lato opposto di assistenza. Il lato di assistenza è costretto a muoversi sincronicamente dal cavo in acciaio. Prima di effettuare il tensionamento assicuratevi di collocare dapprima la piattaforma nella successiva posizione di sicurezza tramite il tasto lock con la leva di rilascio. Si è raggiunta la tensione ottimale dei cavi quando i dispositivi di arresto fanno click contemporaneamente. Riprendete ora la chiave a forchetta e fissate i dadi su entrambi i lati. La regolazione della tensione del cavo è così terminata. Assicuratevi che tutti i raccordi siano avvitati correttamente e saldamente alla piattaforma elevatrice prima di mettere in funzione la piattaforma stessa. Vi auguriamo buon divertimento con la vostra piattaforma elevatrice Twinbush.